Un cordiale saluto da Bruno Pizzolo, siete collegati con Genova per questo esordio nella stagione 2016-2017, campionato di calcio di Serie A, l'esordio di Genoa e Cagliari. Genoa che scende in campo con la Mamma, Fiamozzi, Gentiletti, Laxalta, Burdisso, Izzo, Rincon, Veloso, Pavoletti, Gakpe, Ocampos. Risponde il Cagliari con Storari, Dani Alves, Burru, Munari, Cepitelli, Capuano, Padoin, Junita, Sau, Di Gennaro e Borriello. State vedendo sullo schermo le formazioni, la schermata delle formazioni. Tutto dunque è pronto, le due formazioni si daranno battaglia in questi primi 90 minuti della stagione per i punti che contano partiti. Izzo, il tocco verso Rincon, Fiamozzi. Palla che viene recuperata dai giocatori del Cagliari, Dani Alves, da questi a Padoin, Burru, Sau, Borriello. Borriello che gioca contro i suoi ex compagni, Sau, Padoin. Dentro per Sau, pallone troppo lungo, ne approfitta Izzo che tocca verso un compagno di reparto, poi Veloso, da questi a Gakpe. Ocampos, il giovane che è stato paragonato a Cristiano Ronaldo per movenze e gioco, e vedremo se nel corso di questa stagione confermerà queste voci. Sau, dentro per Borriello, Junita. Si allunga troppo il pallone, quindi Gentiletti glielo porta via e mette in moto Gakpe. Pavoletti. Ocampos, dietro per Gakpe. Ancora Ocampos. Pavoletti deve lottare con Cepitelli che ha la meglio, da questi a Borriello. Sau. Fermato Sau, le casacche, come avete potuto notare, come quelle di tutte le altre squadre, non hanno sponsor, gli scarpini sono neri e i portieri hanno maglie con la manica lunga. Attenzione, palla dentro l'area del Cagliari, Cagliari che gioca in tenuta bianca, la tenuta storica che fu, attenzione, Ocampos. La maglia bianca che fu quella che vinse lo scudetto storico nel 69-70, mentre il Genoa la classicissima rosso-blu. Ocampos, il tocco per Pavoletti, attenzione Pavoletti, in gol! Vantaggio del Genoa con Pavoletti che è stato imbeccato da Ocampos. Adesso si abbracciano i due, il giovanotto che, come dicevamo, è definito il nuovo Ronaldo, ma insomma da qui a definirlo le reni di CR7 ne passa un po', bisognerà vedere. E comunque l'inizio è buono perché ha fornito il pallone del vantaggio a rossoblù. Ecco, mentre cerca di accentrarsi, poi vede Pavoletti con un preciso interno destro va a battere Storari. Pertanto Genoa in vantaggio sul Cagliari. Potete notare in queste inquadrature la bellezza delle divise storiche senza gli sponsor o marchi vari. Ecco, anche da questa inquadratura Ocampos, il tocco verso Pavoletti, lo scambio prima con Gakpe, quindi il passaggio che va a liberare in aria il tiro. Pavoletti alza la testa e poi il tocco a tagliare l'area. Pavoletti si gira e con un interno destro va a battere il portiere Storari che nulla può fare. Pertanto Genoa 1, Cagliari 0 al 36esimo minuto del primo tempo. Cagliari dunque che deve rincorrere i genoani alla ricerca del pareggio. Veloso, Veloso lo scambio con Gakpe. Borriello,
troppo solo in attacco Boriello. Sau, ancora Boriello, il passaggio per Di Gennaro, avanza sul settore sinistro Di Gennaro, si ferma, poi è fermato, ma ferma il gioco anche l'arbitro. Fine del primo tempo, Genoa 1, Cagliari 0, ci risentiamo tra poco. Riprendiamo il collegamento per il secondo tempo tra Genoa e Cagliari. Ricordiamo, una rete a zero in favore dei giocatori del Genoa, gol realizzato da Pavoletti. Adesso è ancora Pavoletti in possesso di palla, Campos chiama il pallone, Pavoletti non lo serve come dovrebbe, adesso riceve Campos lo scambio, poi Gakpe con Campos. Fanno girare bene il pallone i giocatori del Genoa, dovrebbero essere più generosi tra di loro, forse potrebbero creare qualche occasione in più. Comunque riparte il Cagliari con Boriello, fermato, non c'è fallo dice l'arbitro, il lancio verso Campos, buono per Pavoletti. Storari, arrivio, palla verso Boriello che prova a saltare ma è anticipato dal suo marcatore diretto, Campos, veloce, avanzo Campos, lo scambio con Pavoletti che prova a tirare all'ultimo, è stoppato da un difensore cagliaritano. Fiamozzi con Campos, Pavoletti, ancora Murata la sua conclusione. Si trovano a meraviglia i due, Ocampos e Pavoletti, che riceve ancora adesso il pallone dalla giovanissimo attaccante, compagno di squadra. E indubbiamente Ocampos sta giocando un'ottima partita. Di Gennaro, e lascia terminare fuori il pallone in modo incredibile, può riprendere dunque il Genoa. Izzo, Gakpe, gli ruba palla Sau, Boriello, prova a girarsi Boriello, fermato molto bene da Burdisso che quindi dà Gentiletti, da questi a Gakpe, lo scambio con Veloso, quindi ancora Gakpe, Rincon, Veloso, la pronuncia diciamo in portoghese Veloso, la S molto marcata, Pavoletti, Ocampos, Ocampos lascia Pavoletti, palla che viene poi intercettata dai difensori del Cagliari che poi sbagliano, Cagliari che sta facendo un po' pochino in attacco, anzi proprio poco. Genoa che ha la situazione in mano, Pavoletti sbaglia nel controllo di palla, quindi può ripartire la formazione isolana. Di Gennaro, Boriello, e finisce il Genoa, batte il Cagliari 1-0, gol di Pavoletti. Da Bruno Pizzol è tutto, linea allo studio. Thank you.
says, plus a touch of class. It's all there, that savoir faire, plus a touch of class. He walks in and brings that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hit, plus a touch of class. You'll adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the maxi most? Simply raise your glass. I'm involved